Non è distribuito ufficialmente in Italia, non so nemmeno quando lo sarà, comunque questo Huawei Nova 2 è sicuramente uno smartphone interessante, caratterizzato da un'ottima ergonomia e anche da un buon comparto fotografico. Andiamolo a scoprire meglio in questa recensione. Il design è molto simile a quello di un Huawei P10, che a sua volta assomiglia ad un iPhone, la scocca è tutta in metallo, un metallo piacevole al tatto, ma che trattiene le impronte e risulta abbastanza scivoloso. L'ergonomia è comunque ottima grazie alle dimensioni contenute e ad un peso di circa 140 grammi. Il sensore per il riconoscimento delle impronte è rapido nello sblocco e consente anche di far scorrere il pannello delle notifiche, di scattare foto e di sfogliare la galleria multimediale. Sulla parte posteriore, appena sporgenti, ci sono anche una fotocamera con sensore da 12 megapixel ed apertura f1.8 ed un teleobiettivo da 8 megapixel. Lavorando insieme, le due fotocamere consentono sia di ottenere delle foto più luminose e definite che di attivare una modalità ritratto con effetto di sfocatura dello sfondo. Sono tante come al solito le impostazioni e le modalità di scatto, tra cui una completamente automatica, una pro anche per i video ed effetti di light painting. La qualità fotografica è decisamente buona considerando anche la fascia di prezzo di questo Nova 2. Le immagini sono dettagliate, hanno un buon contrasto e colori naturali. Anche in condizioni di illuminazione più difficili si riescono comunque ad ottenere delle foto di buona qualità, anche se si perde dettaglio ed aumenta la rumorosità. La fotocamera anteriore ha un sensore da 20 megapixel e consente scatti eccellenti anche se manca la messa a fuoco automatica. È presente invece una modalità ritratto per creare artificialmente un effetto bokeh, anche se il risultato finale non è molto soddisfacente. I video a mio avviso non sono all'altezza delle foto, hanno comunque una discreta qualità ed una risoluzione massima Full HD a 30 frame al secondo. Il Nova 2 ha un display da 5 pollici di diagonale, un LTPS con risoluzione Full HD ed una densità di 443 ppi. Si tratta di un pannello che offre colori vivaci ed un buon contrasto quando lo guardiamo frontalmente. Inclinandolo invece il nero tende a schiarire anche se l'angolo di visione resta comunque ampio. Il vetro anteriore ha un trattamento oleofobico efficiente che migliora la visibilità all'aperto già buona grazie all'elevata retroilluminazione. Purtroppo il display è polarizzato solo in verticale e con occhiali da sole si oscura quando lo teniamo in orizzontale. Il processore è un Kirin 659, un octa-core Cortex A53 da 2.36 GHz, leggermente più spinto quindi rispetto al Kirin 658 utilizzato nel P10 Lite. Le prestazioni sono soddisfacenti, l'interfaccia utente è fluida, le applicazioni sono rapide ad avviarsi ed è ben gestito anche il multitasking grazie ai 4 GB di RAM. A nostra disposizione abbiamo circa 52 GB dei 64 GB integrati che possiamo espandere tramite microSD andando ad occupare il secondo slot per SIM card e quindi bisogna scegliere o espandere la memoria oppure utilizzare entrambe le SIM. Sì, questo Huawei Nova 2 infatti è un dual SIM con supporto alle reti LTE sulla SIM principale, sulla secondaria sono supportate solo le reti 2G. È buona la ricezione così come la qualità audio in capsula a cui mancano solo un po' di tonalità basse. Anche in viva voce non ci sono distorsioni ed il volume elevato. Vodafone ti dà il benvenuto nel servizio clienti top. In questo Nova 2 Huawei a mio avviso ha risparmiato un po' sulla connettività dato che il Wi-Fi è solo monobanda e manca la NFC. Il Bluetooth è in versione 4.2 mentre la porta USB Type-C supporta le specifiche 2.0. Sono tante le funzionalità offerte dall'interfaccia utente, la Emotion UI qui in versione 5.1 su base Android 7.0. Non sappiamo se e quando arriverà mai Oreo. Non mi dilungo molto sulle caratteristiche di questa interfaccia ormai comune a tutti gli ultimi smartphone di Huawei, che offre diverse gesture e anche la possibilità di duplicare alcune applicazioni di messaggistica. Ma veniamo infine alla batteria, integrata da 2950 mAh con ricarica rapida che si completa in circa un'ora e mezza. Mediamente si riescono ad aggiungere e superare le 5 ore di display attivo su un utilizzo di circa 14 ore.
Vista anche la diagonale del display, mi sarei aspettato qualcosa in più, ma si tratta comunque di una buona autonomia. L'interfaccia Motion UI mette a nostra disposizione anche dei sistemi di risparmio energetico, di cui uno che lascia attive solo alcune applicazioni. È anche presente una funzione che riduce la risoluzione per risparmiare energia. Il Nova 2, come detto, non è distribuito ufficialmente in Italia, ma si riesce comunque a trovare a circa 400 euro, troppi a mio avviso, considerando che ad un prezzo simile si riesce a trovare ormai anche il Huawei P10. Tra i punti a sfavore metto anche una connettività un po' limitata ed un display che non mi ha del tutto convinto. Per il resto, questo Nova 2 è uno smartphone di buona qualità, comodo da utilizzare, che fa delle belle foto e che offre anche delle buone prestazioni. Comunque, per avere qualche informazione in più su questo Huawei Nova 2, per vedere anche i benchmark, le foto e i video che ho registrato in questi giorni, vi invito a leggere anche la recensione completa che trovate online sulle pagine di HD Blog. Vi lascio il link in descrizione, dove trovate anche il tasto per iscrivervi al canale e per mettere un mi piace.